La storia del film è stata concepita come una tragedia classica, con un forte qui e ora e un tentativo di stilizzazione di personaggi e vicende. Non abbiamo mai pensato che potesse essere una storia felice, doveva essere assolutamente drammatica. Fosse stato per me lo sarebbe stato pure di più. Ma Caterina un po' mi ha frenato. E quindi no, è un racconto, la chiave del racconto era basilarmente molto tragica, però nel film l'amore, anche se non vince, ad un certo punto cerca di vincere e poi non va così male, forse alla fine non lo sappiamo. Due cose, io diciamo, sono cinematograficamente attratto dalle zone liminari dove campagna e città si toccano o faticano a toccarsi. Il Triveneto probabilmente ha una percentuale maggiore di situazioni come queste. Facilmente si può spiegare perché molto velocemente si è passati ad una cultura del lavoro, diciamo, di ordine industriale, arrivando da una cultura contadina, molto permanente, molto a lungo permanente. I cambiamenti nel Triveneto sono stati rapidissimi, questo è innegabile. E probabilmente in questa accelerazione si è creata lacerazione. Questo credo sia ricaduto abbastanza anche sul territorio. Le riprese erano da sceneggiatura, ma perché sapevamo che questo tipo di sguardo avrebbe potuto restituire al meglio anche l'atmosfera nella quale poi la storia tragica si sarebbe svolta. Sì, chiaramente il film è pensato per il cinema, ha ottenuto finanziamenti destinati all'audiovisivo, un interesse culturale che è dato al film, che sono pensati in programmazione nelle sale. È inutile nascondere che la distribuzione è un territorio in movimento in questo momento, diciamo così. Abbiamo sicuramente dei riscontri, abbiamo ottenuto buoni riscontri, siamo in dialogo, credo che probabilmente anche la rilevanza che può avere il film qui alla mostra deciderà del futuro di questa distribuzione. Ovviamente non è soltanto questo l'unico scopo con cui abbiamo realizzato questo progetto da un punto di vista commerciale, diciamo. È chiaro che i nuovi media sono un punto di riferimento importante e contiamo anche sulla distribuzione internazionale. Allora, a cominciare da dove? Allora, le mie impressioni sul film montato, quindi sulla resa finale, sono state buonissime, molto molto emozionanti, soprattutto le parti dove non ci sono io. E, credo che diciamo, il lavoro fatto rispecchi perfettamente poi quello che mi è uscito, la psicologia dei personaggi, la profondità dei rapporti. Sì, anche tutti i conflitti, insomma, fra i vari personaggi, quindi sì, io sono molto felice di come sono andate le cose. Parlato di terra, no? E per quanto concerne la mia esperienza, io credo che sia
essendo stato un film in cui la Terra è stata particolarmente partecipe sotto varie prospettive, e anche i corpi lo siano, no? Dal punto di vista interpretativo, linguaggio, mi è piaciuto lavorare sull'indagine, il rapporto, il legame tra terra e corpi, terra, corpi e lingua. Sì? Anche voce, no? Essendo super tante. Anche voce, è stato un progetto di sperimentazione a largo raggio, e in realtà è stato formidabile il rapporto corale, no? Dal punto di vista sia dell'interazione tra gli attori, ma gli attori e la troupe, gli attori e il regista, e le improvvisazioni legate al luogo. Per me il Nord-Est è casa. Io provengo da un paesino qui, Favaro Veneto, quindi in provincia di Venezia, e poter indagare sugli aspetti legati alla territorialità, al rapporto tra genitori, figli e corpi che crescono, che maturano, è come in una forma di catarsi, no? Dal punto di vista sia del mio personaggio, ma anche quello di Roberta. La scena, il rapporto dei pugni con la madre, anche questa carnalità, è stato formidabile, è un'esperienza che è andata a ripescare degli elementi fortemente psicologici legati anche alla mia storia di Maria. Poi si è lavorato, grazie a Nicoletta, abbiamo fatto un lavoro legato all'acting coach, appunto all'improvvisazione, alla maturazione psicologica e linguistica. Mai soltanto psicologia e basta, e con Nicoletta è stato formidabile, e questo ha unito coralmente gli attori. E credo che sia da sottolineare questo rapporto tra terra desolata, corpi desolati, lingua che ritorna, questo è.